Paramarta, centro yoga e ayurveda. Questa è la prima trasmissione sulla pratica di Yoga Nidra. Pertanto riteniamo utile fornire alcune informazioni basilari. Yoga Nidra è una pratica introspettiva, generalmente guidata da una seconda persona, in questo caso l'audio che stai ascoltando, nella quale confluiscono il training guidato, l'introduzione di scene suggestive basate sullo spontaneo recupero di simbolismi universali, l'inserimento volontario e cosciente da parte dello stesso praticante di un proponimento definito Sankalpa riguardante un'aspettativa, un desiderio liberamente scelto nell'ambito della sua sfera privata. Il Sankalpa viene espresso mentalmente in forma concisa 3-4 volte con espressione positiva, quindi non dubitativa né condizionale, come se lo scopo che intende perseguire fosse già raggiunto. È preferibile che il modello scelto non venga cambiato di volta in volta, almeno fino a che non se ne riscontri il probabile sviluppo. Questo può richiedere parecchio tempo. Si tratta quindi di un messaggio inviato alla propria consapevolezza in condizioni estremamente favorevoli alla ricettività, il quale lavorerà successivamente a livello inconscio. Data la delicatezza dell'esperienza, si consiglia quindi di assicurare l'assoluta tranquillità della seduta, evitando pertanto interruzioni, interferenze ed assumendo una comoda posizione distesa. Buona seduta! Sono comodamente disteso e posso percepire il senso di tranquillità intorno a me. Sto abbandonando coscientemente qualunque richiamo mentale della vita pratica, orientandomi verso l'ascolto del corpo. Trasferisco l'attenzione verso l'ascolto del respiro addominale, che fa sollevare e scendere delicatamente la pancia. L'esperienza di Yoga Nidra inizia ora. Condurrò la mia attenzione sulle differenti parti del corpo, secondo lo schema che mi verrà suggerito, lasciando che l'immagine si associ liberamente alla percezione della presenza reale. Lato destro. Palmo della mano. Pollice, indice, medio, anulare, mignolo, dorso della mano, polso, avambraccio, gomito, struttura alta del braccio, spalla, ascella, fianco, lato destro del bacino, coscia, ginocchio, polpaccio, caviglia, tallone, pianta del piede, dorso del piede, alluce, secondo dito, terzo, quarto, quinto. Lato sinistro, palmo della mano, pollice, indice, medio, anulare, mignolo, dorso, polso, avambraccio, gomito, struttura superiore del braccio, spalla, ascella, fianco, lato sinistro del bacino, coscia, ginocchio, polpaccio, caviglia,
tallone, pianta del piede, dorso del piede, alluce, secondo dito, terzo, quarto, quinto. Lato posteriore, i due talloni insieme, i polpacci, lato posteriore delle ginocchia, lato posteriore delle cosce, glutei, bacino, osso sacro, colonna lombare, dorso, spalle, la nuca, parte posteriore del capo, parte superiore del capo, fronte, i due lati della fronte, sopracciglia, palpebre, gli occhi, gli zigomi, le narici, labbro superiore, labbro inferiore, la lingua, la bocca, mento, collo, il petto, lo stomaco, la pancia, lato superiore delle cosce, ginocchia, tibie, caviglie, dorso dei piedi, punta dei piedi. La gamba sinistra, la gamba destra, le due gambe insieme, braccio sinistro, braccio destro, le due braccia insieme, la testa, tutto il retro del corpo, tutto il davanti del corpo, gamba sinistra, gamba destra, le due gambe, braccio sinistro, braccio destro, le due braccia, testa, retro del corpo, davanti del corpo, gamba sinistra, gamba destra, gambe, braccio sinistro, braccio destro, braccia, retro, davanti, tutto il corpo contemporaneamente, tutto il mio corpo nello stesso momento, tutto il corpo insieme. Il mio respiro nel corpo. Il mio corpo nel respiro. Ora ripeto mentalmente la formula risolutiva, il Sankalpa, con enfasi e convinzione, per 3 volte di seguito. Ed ora vivrò le scene che mi vengono suggerite con il totale coinvolgimento della coscienza e dei miei sentimenti.
immagino un oceano calmo e tranquillo. Immagino un oceano tranquillo, scuro. Immagino di essere sulla sua superficie e lentamente inizio ad immergermi. Mi immergo lentamente nel profondo dell'oceano, nell'acqua buia e profonda. Mi immergo profondamente, sempre più profondamente, divenendo incosciente. E scopro i segreti del corpo, in un mondo che è totalmente interiore. Ora intensifico la mia immaginazione e vedo una giungla buia e profonda. Una giungla buia e profonda dinanzi a me. Entro nella giungla. Vi entro profondamente, andando avanti. E vado sempre più in fondo, dentro la giungla fitta. E vedo uno spiazzo solitario con un'aura di luce intorno. La luce viene da un tempio vicino. Ed il tempio è come una casa illuminata all'interno, di notte. Mi avvicino alla casa illuminata. La porta è aperta. E dentro vi è il suono di campane, il canto di mantra, il profumo dell'incenso. Mi avvicino al tempio e sono pervaso da un'atmosfera di pace. Do un'occhiata all'interno, ma non vedo niente. Niente all'infuori di un monaco seduto a gambe incrociate. Gli occhi aperti. Mi avvicino, sedendomi di fronte a lui, guardando il suo viso, e cerco di scoprire chi potrebbe essere.
Ora torno a percepire la presenza del respiro. Il respiro nel mio corpo. Il corpo nel mio respiro. Ripeto mentalmente la formula risolutiva, il Sankalpa, con enfasi e convinzione, per 3 volte di seguito. La mia attenzione si rivolge nuovamente alle informazioni relative alla dimensione fisica, all'ambiente esterno. Tutto il mio corpo, concretamente, ed il pavimento che lo sostiene. Rimango ancora disteso sino a che non avrò recuperato il graduale coinvolgimento verso la dimensione esterna. La pratica di Yoga Nidra è terminata.